Il consiglio è il solito: non cambiate canale, rimanete con noi. Serata di forti emozioni, spettacolo sulle tribune che è già iniziato, ora tocca alle due squadre raccogliere il testimone sul campo e farci divertire. Piero Gifardo pronto a raccontarvi le emozioni del match, con me come sempre per il commento tecnico c'è Lelia Dani. Scende in campo lo spettacolo della Serie A Team, sfida tra Torino e Milan. C'è tensione nell'aria e non oso immaginare come sia la situazione in campo, Pier. Di sicuro però stiamo per assistere a una partita entusiasmante e ricca di emozioni, da non perdere. Capisce tutto e ferma l'azione. Ecco la grafica con la formazione granata per l'inizio di questo match. Cartellino in vista, poteva andare in porta qui. Arbitro costretto già a intervenire, primo giallo del match. Non vuole lasciarsi sfuggire di mano la partita. Speriamo che siano i giocatori poi ad adeguarsi e che il clima in campo non si surriscaldi troppo. C'entra in pieno la barriera. Musa. Buon tentativo, l'aveva indirizzata bene, ha alzato però un po' troppo la traiettoria. Milan che ha segnato più di tutte fin qui in campionato e questa non è una buona notizia sulla carta per i difensori avversari. Cliente difficile la formazione ospite. Attenzione, che occasione, Pier! Una grandissima parata questa. Sembrava dentro, ma il pallone qui è uscito di un soffio. La tiene senza problemi il portiere. Buono il contrasto. Ha spazio per andare. Il Milan che non ha fatto praticamente toccare a palla gli avversari negli ultimi 15 minuti. Se continuano a spingere con questa intensità, il gol può arrivare da un momento all'altro, ma devono essere più determinanti in fase conclusiva. Hanno finalizzato troppo poco rispetto al numero di occasioni costruite. Eh sì, il pallone ce l'hanno sempre loro, vediamo se sfruttano questa opportunità. Occhio al pallone per il possibile vantaggio. Ha una grossa chance qui, attenzione. Sbaglia la conclusione a tu per tu col portiere, pallone che termina sul fondo. Bisogna sempre cercare l'equilibrio fra potenza e precisione, Pier. Di sicuro gli rimarrà in testa per la prossima volta. Riescono a recuperare il possesso. Può andare sulla fascia. Azione da seguire, da lì può far male. Conclusione elegante ma alta.
allenatore che non nasconde il suo disappunto. Era l'occasione giusta per passare in vantaggio. Iric. Vlasic. Intercetta bene il passaggio. Avanza palla al piede. Dobbiamo rimangiarci tutto. Azione che sfuma. L'extra time sarà di 2 minuti. Occhio al pallone filtrante. Prova ad andare profondo, ma c'è il fischio qui della direttrice di gara. C'è fuori gioco. Sembrava aver preso bene il tempo la difesa, invece deve aver anticipato di pochissimo il movimento. In diretta a me sembrava tutto buono. Squadre che rientrano negli spogliatoi sul risultato di perfetta parità, ci si aspettava forse qualcosa di più dal Milan. Io mi aspettavo qualcosa di più da loro. Sono stati meno pericolosi del solito in avanti e infatti finora ne è uscito uno 0-0 che stride se pensi al potenziale offensivo di questa squadra. Davvero non una giornata memorabile fin qui per il miglior attacco del campionato. Comincia ora la seconda frazione di gioco. La spinta rossonera lungo la fascia. La gioca su João Félix. João Félix! Ed eccolo il gol del vantaggio che arriva finalmente dopo il dominio di questa squadra. Gol che merita di essere rivisto per apprezzare il senso della posizione, ma anche la rapidità nell'avventarsi su quel pallone per spedirlo in rete. Una rete importante, festeggiata anche da tutta la panchina, con il tecnico che applaude evidentemente soddisfatto per l'atteggiamento della sua squadra. Gara che riprende col Toro sotto di un gol, vedremo se sapranno reagire. Livaia. Milan che avanza. Palla gol per João Félix. Palla che sbatte sul corpo del difensore. L'allenatore è pronto a effettuare un cambio. Sané, 1-2, ecco un'altra rete, vantaggio che adesso sembra incolmabile. La regia ci ripropone l'azione del gol, partito tutto da questo calcio d'angolo. Non ha davvero lasciato scampo al portiere con questa botta dalla media distanza. Mister che può dirsi felice della prestazione della squadra. Altro gol e vantaggio che si allarga. Punteggio che è cambiato, ora conducono per 2-0. Conclusione respinta. Subito in diretta perché è cambiato qualcosa nel match della Juve. È arrivata la seconda rete per la Juventus. In gol il serbo Dusan Vlahovic. Può festeggiare la doppietta personale. Efficace qui nel dribbling. Portiere che ha risposto da campione su questo colpo di testa. Mandano in campo forze fresche. Tornano ad affacciarsi dalle parti dell'area avversaria dopo diversi minuti. Corner da sfruttare per dimezzare lo svantaggio. Palla in area di rigore. Fallonetto, vediamo se c'è il cartellino. Ammonito qui l'autore del fallo. Deve stare attento ora se vuole finire la partita.
Perdona per l'interruzione. Come abbiamo sentito, c'è stato il gol della Juve. Punteggio di 2-1 adesso a loro favore. Possesso sprecato. Yunus Musa. Occhio a Sané. C'è campo per la ripartenza. Cerca la porta. Ci mette il corpo sul tiro. Ci sono novità che riguardano la partita della Juve. Andiamo a sentire. È arrivato il terzo gol per la Juventus. Risultato che li vede avanti 3-1. Sono passati 79 minuti. D'accordo, grazie. Il Toro cambia qualcosa. Finale che non dovrebbe riservare particolari sorprese, perché il divario è ampio per pensare a un ribaltone. Questo è un risultato che rispecchia fedelmente l'andamento del match, Pia, con una squadra nettamente superiore che ha fatto il bello e il cattivo tempo, accelerando quando era il momento di spingere e decelerando il ritmo del gioco quando c'era da rifiatare. Prestazione super! Ancora 3 minuti prima del fischio finale. Tutto solo João Félix. Ecco la rete nel più 3 in chiusura di match, il punto esclamativo. Non ci ha fatto un figurone qui il difensore, si è lasciato saltare troppo facilmente. È stato un gioco da ragazzi poi battere il portiere. Ennesimo gol. È l'allenatore che sembra molto soddisfatto della prestazione dei suoi ragazzi. C'è un cambio per il Milan. Ora conducono per 3-0. 3 i minuti da recuperare. Sostituzione per il Milan. La spinta rossone. Finisce la gara, squadre sotto la doccia, risultato che premia gli sforzi rossoneri. Il Milan conquista i 3 punti. Diciamo che ce l'aspettavamo, Pier. D'altronde sono la squadra che ha segnato più di tutte quest'anno e anche oggi ha dimostrato di poter trovare il gol con una certa facilità. Con un attacco del genere diventa tutto più facile.